Grazie Presidente. Prima di tutto voglio dare un messaggio abbastanza importante all'Aula e a chi ci sta ascoltando, che in questo momento sono stati da qualche minuto depositati degli ordini del giorno che hanno trovato la condivisione anche delle altre forze politiche di questa Assemblea Capitolina, e questo ovviamente è il significato alto di questo Consiglio, è testimoniato dal fatto che c'è stata la volontà da parte di tutte le forze politiche, ciascuno ovviamente per alcune materie o altro, di dare una continuità a questo dibattito. Sicuramente la città di Roma deve avere dei poteri normativi alla pari delle altre capitali e megalopoli del mondo, Presidente. In questo modo potrà essere portato a compimento un sogno di circa 150 anni fa, con la legge 33 del 3 febbraio 1871, rispettando ovviamente la storia millenaria della capitale e della città eterna. Per capire dove stiamo andando e quale potrà essere la città del futuro, dobbiamo ripartire, secondo me, dall'intervento che Cavour fece alle Camere il 25 marzo del 1861 sull'importanza della scelta di Roma come capitale d'Italia. La scelta della capitale è determinata da grandi ragioni morali, è il sentimento dei popoli, quello che decide le questioni ad essa relative. Ora, o signori, in Roma concorrono tutte le circostanze storiche, intellettuali e morali che devono determinare le condizioni della capitale di un grande Stato. Roma è la sola città d'Italia che non abbia memorie esclusivamente municipali, e tutta la storia di Roma, dal tempo dei Cesari ad oggi, al giorno d'oggi, è la storia di una città la cui importanza si estende infinitamente al di là del suo territorio, di una città, cioè destinata ad essere la capitale di un grande Stato. Convinto profondamente, convinto di questa verità, io mi credo in obbligo di proclamarlo nel modo più solenne davanti a voi, davanti alla nazione, e mi tengo in obbligo di fare in questa circostanza appello al patriottismo di tutti i cittadini italiani e dei rappresentanti delle più illustre sue città, onde cessi ogni discussione in proposito, affinché noi possiamo dichiarare all'Europa, affinché chi ha l'onore di rappresentare questo Paese a fronte delle estere potenze possa dire la necessità di aver Roma per capitale è riconosciuta e proclamata dall'intera nazione. Seguendo le orme, quindi, Presidente, di Massimo Saverio Giannini, nel suo scritto degli anni 50, sempre attuale, in principio sono i poteri e le funzioni, e quindi da qui bisogna partire. Quindi è giunto il tempo di scrivere un futuro diverso per la nostra città e per tutta la comunità cittadina per i prossimi 150 anni. C'è chi parla di autonomia, io non la chiamerei neppure secessione, ma del completamento di una rivoluzione. In oltre un secolo e mezzo di storia le forze politiche forse non sono riuscite a dare a Roma una riforma adeguata alle esigenze della comunità cittadina. Questa è una responsabilità di oltre un secolo che deve essere portata avanti da questa maggioranza, da tutte le forze d'opposizione e dall'Assemblea Capitolina tutta. E con un'estensione territoriale nella misura di quasi 1.300 km², Roma è come se ricomprendesse i territori di Milano, Bologna, Torino, Genova, Napoli, Palermo, Catania e Firenze. Impossibile quindi tutti i confronti che molti fanno rispetto alla città di Roma. Dobbiamo pensare che entro il 2050 il 68% della popolazione mondiale è destinata a vivere nelle città e nelle aree urbane, alcune delle quali si trasformeranno in nuovi cuori, per come le definisce Jacques Attali. Eppure le città del futuro saranno qualcosa di profondamente diverso. Gli uffici pubblici sono già in parte sostituiti da ambienti digitali, costituiti da piattaforme, sistemi di intelligenza artificiale, lo saranno sempre di più. Sarà noi il compito di ciascun uomo utilizzare la tecnologia per cambiare il mondo. Nell'ottica di una sempre maggiore autosufficienza è evidente che le comunità locali dovranno fare i conti con le scelte del futuro, anche con maggiori strumenti di partecipazione diretta e partecipata. Potranno essere risolti i conflitti sociali e migliorata la qualità della vita per stabilire insieme scelte condivise per difendere l'ambiente. Una riforma, quella che sui poteri e soprattutto sugli strumenti di partecipazione, e quindi dare più potere ai cittadini, che questa Assemblea ha già portato a casa.
I romani sicuramente non possono più attendere altri 150 anni per veder riconosciuto il valore e la dignità della città eterna. E la stessa parola capitale porta in seno la millenaria storia di Roma Caput Mundi. E ad oggi, che la città che in passato ha condotto per secoli le sorti dell'Occidente e dell'Oriente, e addirittura, possiamo dire, indietro sull'assetto istituzionale rispetto alle altre capitali. Ma dopo 150 anni occorre disegnare sicuramente un futuro per questa città. Vedete, le città di oggi sono il fronte di una guerra silenziosa, un terreno dove si incontrano e si scontrano tutti i giorni il capitalismo da una parte e la democrazia dall'altra parte del tavolo. Si guardano negli occhi, si studiano e poi il capitalismo vende o compra la stanza con tutta la democrazia. E invece dobbiamo invertire la rotta, perché questo spesso ha primeggiato nello sviluppo della città. Ecco, per noi il dibattito per Roma deve ripartire da qui. Uno dei primi e non ultimi punti sui quali bisogna lavorare nella massima condivisione istituzionale, per metterci dalla parte dei rigeneratori del futuro e non dei prenditori del futuro. Bisogna rendersi conto che la mobilità a Roma si è sviluppata nella realizzazione di nuovi quartieri e comprensori senza tener conto delle esigenze dei romani. I romani si chiedono perché restano imbottigliati ore nel traffico ed hanno ragione, la risposta è semplice, ma nessuno gliel'ha mai fornita. Il motivo risiede in uno sviluppo disorganizzato della città, che ha guardato forse troppo agli interventi dei grandi e non già alla qualità della vita dei romani. E così in solera Roma moderna una quantità così elevata di cubatura non trova dunque giustificazione nei reali fabbisogni della città, risponde esclusivamente ad alcuni segmenti, quella di media ed alta redditività, ed un regalo alla proprietà fondiaria. Si alimenta l'economia globalizzata, dai grandi fondi di investimento, alle banche d'affari, agli grandi investitori internazionali. Non significa che vogliamo assolutamente il deserto, anzi vogliamo rigenerare il tessuto urbano della città, ponendo le basi per una nuova stagione per lo sviluppo sostenibile della città di Roma, mettendo al centro il territorio e l'ambiente. In sostanza, riconvertire il cemento in sostenibilità. Tracciare una nuova strada. Per fare questo occorre sicuramente poteri speciali. E la nostra battaglia nei confronti di un modello di città fondata sui signori, ovviamente. La nostra è l'inizio di una battaglia nei confronti di un modello di città fondata su un modo di vedere l'urbanistica che sicuramente non fa più parte del futuro di questa città, che è un modello oramai tramontato che va sostituito con un nuovo modello di città, che è quella della città del futuro. Su questo punto si gioca il futuro della comunità cittadina, su questo punto si gioca la dignità della nostra democrazia locale. E in questa che io ritengo, questi atti condivisi che abbiamo presentato e firmato, una lunga marcia in questa consigliatura, una rivoluzione silenziosa per costruire una città dove occorrono ovviamente investimenti e il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli attori pubblici e privati. Il settore, ad esempio, dell'innovazione tecnologica rappresenta un nuovo modo di concepire la pubblica amministrazione e il suo utilizzo può rivoluzionare in meglio la qualità della vita dei cittadini. E nei prossimi anni passeremo dalle pubbliche amministrazioni analogiche a pubbliche amministrazioni digitali, con un rovesciamento dei concetti legati all'organizzazione e al lavoro. Per questo motivo, Presidente, gli atti che abbiamo presentato oggi in questa Assemblea Capitolina vanno nella direzione giusta, vanno nella direzione di riformare l'ordinamento di Roma Capitale, al tempo stesso chiedere nel breve termine poteri immediati e poteri speciali su dei settori che erano già stati tracciati dalla prima riforma di Roma Capitale per migliorare la qualità della vita dei cittadini e ovviamente di tutta la comunità cittadina. Grazie.